Stefano Santarossa è presidente dei radicali friulani, movimentismo, liberalismo, liberalizzazioni. Dove sta andando il nostro paese, secondo voi radicali? Nella direzione giusta se le liberalizzazioni si portano a termine. Ciò significa, ad esempio, su un campo che a me interessa molto, perché sono anche un ingegnere oltre che un esponente politico, quello delle liberalizzazioni del mercato delle professioni può partire dalla cancellazione degli ordini professionali. Siamo lontani, per adesso vogliono semplicemente cancellare le tariffe, che poi le tariffe non valgono ormai più nella realtà. Ma quello che mi preme sottolineare è proprio come gli ordini professionali sono un assoluto ostacolo per chi vuole entrare nel mondo del lavoro. Mi riferisco ai giovani professionisti laureati, che per costoro entrare nella casta dell'albo in molte occasioni è un percorso ad ostacoli, dove i vecchi marpioni cercano di bocciare, ad esempio, dopo che uno è già laureato, deve fare un ulteriore esame dopo 3, 4, 5 anni di tirocinio, penso agli avvocati ad esempio, e si ritrovano ad essere bocciati semplicemente perché c'è un tentativo di bloccare l'entrata. Allora, il problema non è quello di ostacolare l'entrata di giovani o comunque di professionisti nel mondo del lavoro, ma fare in modo che questi studi professionali diventino con una massa critica più grossa, in modo da poter competere con gli studi stranieri. Altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno in cui gli studi e comunque le società italiane non saranno in grado di competere con il resto. Questo è l'elemento fondamentale per far ripartire anche questo settore. Una notizia che invece non è passata sui giornali è, per così dire, lo scandalo che noi abbiamo denunciato del voler cancellare col mille proroghe la multa di centinaia di milioni di euro per le affissioni abusive. L'abbiamo detto noi. A milioni di euro, dove ci sono dei candidati, parlo soprattutto nelle città grosse, che di fatto violano la legge impedendo che c'è semplicemente l'oblazione di 1000 euro che cancella tutto. Diciamo no a questo. Sono quindi d'accordo. Assolutamente. Oltre a questo va ricancellato finalmente il finanziamento pubblico ai partiti, che è una vergogna. Allora, a questo punto, per chi vuole interessarsi di politica, si faccia la tessera, si interessi, e non più il famoso calderone dove si ripartiscono il bottino ogni anno. Sono pienamente d'accordo con Stefano Santarossa. Il partito che nasce deve autofinanziarsi con gli aderenti, non che io, che non sono iscritto a nessun partito, magari con il mio voto o magari con la mia astensione pago il partito e poi si va addirittura anche a investire in Tanzania. Punto. Ma perché non fanno le campagne di iscrizione? Noi lo facciamo, 200 euro costa l'iscrizione del partito radicale. Esatto, se uno vuole iscriversi. Ma ha sentito qualche altro partito che fa le campagne di iscrizione? No. Da dove li prendono i soldi? Stefano Santarossa, presidente dei radicali friulani. Noi le abbiamo detto quello del mille poche, hanno inserito appunto questa piccola annotazione che quelle persone che avevano affisso i loro manifesti al di fuori delle zone previste dalla legge sono stati graziati. Vabbè.